Buongiorno a tutti. Vorrei oggi farvi vedere un esempio di lavorazione a colori stranded, ovvero sia con i fili passati sul rovescio del lavoro, che utilizza tre colori ogni giro al posto di due. In un mio video precedente, il video sul ferraille, abbiamo visto come gestire due colori per volta. Questa volta vorrei farvi vedere invece come gestisco tre colori. Dove parliamo di tre colori, naturalmente possiamo gestirne anche quattro eventualmente. Dunque, un piccolo chiarimento, un piccolo disclaimer prima di incominciare. Per me essenziale per questo tipo di lavorazione è il ditale guidafilo. Questo ditale è della Clover, io lo amo molto perché ha una piccola circonferenza, io ho le dita piuttosto sottili. Ce ne sono di altri tipi, io mi trovo molto bene con questo. Come vedete, se lo apriamo, vediamo che ci sono i posti, le guide per più di un colore, possiamo metterne fino a tre, anche quattro. Allora, diciamo che io utilizzo questo tipo di lavorazione perché mi trovo molto bene col ditale guidafilo. Se non desiderate utilizzare il ditale guidafilo, ci sono altri metodi ovviamente. Si possono usare l'indice e il medio per tenere due colori e gestire il terzo sulla mano destra. Io invece preferisco utilizzare questo. Come si è sempre detto nella maglia, non ci sono comandamenti e dogmi da seguire pedissequamente, ma questo è il metodo che va bene per me, quindi ve ne parlo. Questo non toglie che ce ne siano anche molti molti altri. Quindi andiamo ad incominciare. Io posiziono il guidafilo sul mio dito indice e attraverso le guide faccio passare i primi due fili in questo modo. Sarebbe lo spazio anche per il terzo, ma io preferisco distribuire i colori, quindi i fili, in due mani e lavorare con due mani piuttosto che con una soltanto. Dopodiché faccio passare i fili in questo modo. Il primo lo passo in questo modo, cioè sotto il medio, sopra l'anulare e sotto il mignolo, e al contrario faccio passare il secondo colore sopra il medio, sotto l'anulare e sopra il mignolo, in modo da creare due diverse, come dire, vie per questi fili, che poi verranno tirati in modo indipendente e non andranno ad intrecciarsi gli uni con gli altri. Quindi abbiamo sistemato i primi due fili e il terzo invece io lo gestisco con la mano destra, come avete visto appunto nel video precedente. Li tiro bene in modo che siano tirati e quindi lavorerò in questo modo. Quando trovo il colore che devo usare con la mano destra, lo faccio passare in questo modo, sempre tirando molto bene, come spiegato dal video precedente. In modo che le maglie restino molto aperte sui ferri. E poi prenderò alternativamente un filo di un colore, un filo di un altro, per comporre il disegno in maniera molto semplice. Come vedete, non è difficile, ci vuole solamente un po' di pratica. Sempre teniamo conto di non tirare il filo che passa sul rovescio del lavoro. Proseguiamo. Come vediamo, il motivo
si forma e stiamo lavorando con tre fili. In questo modo è molto più ordinato ed efficiente. Se io avessi ancora un altro colore, lo terrei sempre da questa parte e proverei a tenerli entrambi, quindi due da questa parte e due da quest'altra, per avere una distribuzione più omogenea e uniforme della tensione. In alternativa, se proprio non dovessi trovarmi bene a gettare con la mano destra, allora ne farei passare un altro magari qui in mezzo. Diciamo che tre fili su una mano e uno sull'altra io li trovo piuttosto scomodi, però sta a voi, potete provare e poi trovare il vostro modo, che è sicuramente perfetto. Come vedete, anche con questo metodo il lavoro resta comunque abbastanza morbido. Certo, si tratta di lavorazione stranded con tanti fili che passano sul retro del lavoro, quindi tanto elastico non potrà essere, però è una lavorazione che mi piace davvero tanto. E così abbiamo imparato a lavorare con tre fili. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, non dimenticate di mettere un like e di condividerlo con i vostri amici. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!